Questo è un progetto, io dico, vitale, fondamentale, perché tutti, ormai tutti, siamo a rischio frode, a rischio truffe quotidianamente. L'utilizzo dei social network, l'intelligenza artificiale, le possibilità anche tecnologiche danno purtroppo ai delinquenti tantissime opportunità di fare queste frodi, ma non soltanto alle categorie più protette come gli anziani, quelli più magari anche isolate delle volte, ma a tutti. È successo a me. E proprio per una vicenda personale che mi è successa è nata questa idea di portare in tutta la regione Marche una spiegazione semplice, con parole molto semplici ma di grandi contenuti, riguardo a tutte le casistiche, che sono tantissime, che utilizzano quotidianamente i malfattori per frodare, soprattutto gli anziani, perché sono quelli più facili da frodare, ma chiunque. Quindi, rispetto a questo, il rapporto stretto che abbiamo con l'Arma dei Carabinieri, che oggi ringrazio particolarmente per come hanno affrontato questa platea in maniera molto semplice, con esempi davvero molto calzanti, e per i consigli che hanno dato. Ringrazio tantissimo sia la provincia che il comune di Pesaro per l'ospitalità, ma soprattutto il messaggio forte che vorrei lanciare è quello che nessuno si deve vergognare di essere stato truffato. Non siete voi i colpevoli, voi siete le vittime, quindi andammo subito dalle forze dell'ordine, o se avete qualche remora ad andare lì, venite pure negli uffici CNA, nulla scade un secondo dopo. Si possono prendere i giusti tempi quando uno vede qualche anomalia per parlarne con la propria associazione, per parlarne con l'arma, per parlarne con gli sportelli dovuti, perché in questo modo faremo un grande servizio a noi stessi, perché eviteremo le truffe, ma anche agli altri, perché come comunità ci proteggeremo tutti.